Allora, siamo qua con Eugenio Massetti, presidente di Confartigianato Lombardia. La Lombardia è sempre il punto di riferimento di partenza dell'impresa, quindi anche si può dire fare artigianato in Lombardia vuol dire dare un outlook per il futuro che può essere in Italia. Oggi cosa significa essere artigiano? Bella domanda. Essere artigiano oggi è essere osannato. Non c'è niente dalla pubblicità ai telegiornali, ai media, alle mostre, ai convegni, dove non si parli di artigianato. C'è questa moda di parlare del nostro mondo senza sapere probabilmente fino in fondo di cosa si tratta. Oggi l'artigianato, io con orgoglio lo dico, rendersi conto che siamo stati quelli che in questi anni non hanno chiuso i propri lavoratori, le proprie aziende. Siccome noi abbiamo anche rapporti familiari con i dipendenti, siamo quelli che abbiamo ragionato nell'azienda quando c'erano le difficoltà, dove c'era da tagliare, dove c'era da investire, se si poteva, come si dice, ritirare qualcosa di meno in termini di stipendi ed aspettare tempi migliori. Oggi essere artigiano è un po' come ieri, è essere soddisfatti del proprio lavoro, è essere autonomi nei confronti del resto del mondo, è decidere a che ora andare in azienda, a che ora uscire dall'azienda. È un fatto quasi intimo. Oggi essere artigiani vuol dire tante cose, vuol dire anche aver attraversato questi anni di crisi e aver scoperto che forse questo mondo è così, a detta di tanti, un po' un mondo di serie B. Abbiamo scoperto invece che è un mondo di serie A più con tanti più, no? Come si classificano le banche, le imprese. Abbiamo scoperto che il nostro saper fare manuale invece è ricercato in tutto il mondo. Il Made in Italy è fatto di questo. Il Made in Italy non lo fanno le grandi industrie, non lo fanno i grandi gruppi, ma lo facciamo noi. Oggi veramente chi sa fare il pezzo unico, come sa fare il mondo dell'artigianato, come sanno fare gli artigiani, sono quelli che vincono sul mercato internazionale. Abbiamo l'esempio di tanti artigiani che, non so, qui siamo nel milanese, soprattutto quelli che fanno arredamento, che fanno divani, che hanno avuto la fortuna, tra virgolette, di fare nel momento della crisi, di fare quello che si facevano una volta, dal dopoguerra in poi, prendere la propria valigetta con i tre pezzi che l'artigiano bravo faceva manualmente, andare in giro per l'Italia, andare in giro per il mondo a presentare questi prodotti alle fiere o direttamente suonando i campanelli delle aziende e vendere questi prodotti. E oggi si è tornato a fare questo con strumenti naturalmente diversi. C'è internet, rimangono per fortuna le fiere, anche se tanti dicono che sono finite, ma io sono dell'idea che van bene tutti gli strumenti della comunicazione sociale, ma il rapporto interpersonale con chi si sta di fronte, con chi abbiamo di fronte, è indispensabile ancora. Ecco, proprio per questo discorso, proprio artigianato, tradizione e innovazione. Come vede questa evoluzione, diciamo, indispensabile? Vedere oggi come oggi. Tanti giovani laureati che magari hanno studiato materie che non avevano niente a che fare con il lavoro manuale, con il lavoro artigiano, figli o nipoti di artigiani che hanno deciso di provare a lavorare in azienda. Questi giovani hanno portato una scolarizzazione e un modo di fare che era sconosciuto nelle nostre aziende. Questi giovani in questi anni di crisi hanno portato appunto questa novità che è l'approccio ai mercati esteri. C'è gente che ha trasformato, ci sono questi giovani che ancora insieme, pur con tutte le discussioni del caso fra l'anziano in azienda e il giovane con le nuove idee, pur con tutte le discussioni del caso, sono giovani che hanno aperto le loro aziende in mercati internazionali, le hanno aperte al mondo, utilizzando l'e-commerce, utilizzando questo stare in azienda ma comunicando col mondo intero, facendo vedere i prodotti di altissima qualità che sono i nostri prodotti. Quindi il consiglio che lei potrebbe dare a una persona che vuole intraprendere una nuova impresa? Credo che nel mondo artigiano c'è il bagnino, c'è il tatuatore, c'è il tappezziere, c'è il barbiere, ma c'è anche chi lavora nel settore dell'elettronica, per cui
Il barbiere per forza è da solo, al massimo ha uno, due, tre garzoni, ragazzi della bottega, come si usa dire, no? Per cui vanno un po' distinti questi mondi. Uno che vuole imparare e vuole diventare artigiano barra imprenditore deve andare in un'azienda ad imparare un mestiere, deve andare in una bottega ad imparare un mestiere. E questo è un passaggio obbligatorio, un passaggio importantissimo, perché questi sono gli anni della formazione. Se un ragazzo, una ragazza non fanno questo periodo di apprendistato, si chiama proprio così, c'è un periodo in cui si ha la possibilità di usufruire anche dell'apprendistato, cioè il datore di lavoro ha delle agevolazioni, perché insegna ad un ragazzo ad imparare un mestiere, fa della formazione in quei due o tre anni dell'apprendistato. Se non si passa da qui è difficile che poi uno diventi un bravo imprenditore, un bravo artigiano. Poi uno se ha la fortuna, se c'ha la testa, se c'ha il guizzo, se c'ha la fantasia, diventa anche un industriale, ma sono tutti passaggi. Si definisce il mondo dell'artigianato quando si arriva a 15 dipendenti. Beh, un'aziendina con 15 dipendenti non è proprio una piccola azienda oggi, dal momento che noi, il nostro mondo, rappresenta il 96% delle imprese presenti sul territorio nazionale. Cioè il restante 4% se lo divide l'industria, la media industria, per cui dico, stiamo parlando di numeri esorbitanti. Per cui prima di guardare là, guardiamo di fare le cose bene qua. Fare l'artigiano dà anche tante soddisfazioni personali, ma anche economiche. Cioè, quando ragiono con i ragazzi, noi spesso andiamo anche nelle scuole superiori a parlare così, del loro futuro, del futuro di questi ragazzi. Ma ci sono delle domande che lasciano veramente di stucco. Sanno tutto, su tutto quello che avviene sui siti internet, ma non sanno quello che gli succede in casa, che gli succede sotto casa, che gli succede nella cerchia dove abitano. Cioè, fare l'artigiano vuol dire cominciare a lavorare. Non vuol dire, oggi si usa molto il termine startup, ma startup non è altro che mettere in piedi, attraverso un'iniziativa, un'idea, un'azienda, una piccola iniziativa. Non è che la startup è un'altra cosa, adesso si usa questo termine perché ci sono degli incubatori che insegnano a questi ragazzi che però hanno già un'idea di cosa fare, gli insegnano come farla, diciamo che sono degli incubatori che si affiancano ai laboratori al periodo di apprendistato delle imprese. Per cui io consiglio ai giovani ragazzi di non aver paura, ma proprio lo dico fisicamente, di sporcarsi un po' le mani. Perché ci sono dei lavori dove è obbligatorio sporcarsi le mani. Cioè chi fa moda, chi cuce, chi fa questi lavori che vanno per la maggiore, ma lo stesso medico, gli stessi redattori delle riviste, le mani se le sporcano, perché non esiste un lavoro dove non venga utilizzata la mano. Naturalmente poi la mano deve essere collegata al cervello, bisogna avere anche qualche idea, perché le mani non vanno da sole se non vengono comandate da qualche idea più o meno geniale. Ma soprattutto oggi, lo dico ai giovani, c'è bisogno di un ritorno ai lavori tradizionali che danno tanti posti di lavoro, lavori dimenticati, che sono il sarto su misura, è il calzolaio, sono quelle attività che nessuno vuol più fare perché vengono ritenute attività superate. Sono invece le attività che danno le maggiori soddisfazioni, anche economiche, oggi. Un consiglio a qualcuno che è alla metà del proprio percorso. Abbiamo esempi quotidiani di architetti, ingegneri, professionisti, bancari, di gente che molla il lavoro ma perché stufa di fare quel lavoro lì e si mette a fare quello che gli piace da sempre, o no? Diciamo che sono anche fortunati perché hanno il coraggio di farlo, hanno un'idea, hanno qualcosa che hanno un hobby che vogliono trasformare in attività. E poi in realtà c'è il tema di ed è un ragionamento che però va messo sul tavolo. Ci sono quelli che arrivano a una certa età che vorrebbero pur continuare, ma non ce la fanno e non riescono nemmeno ad arrivare all'età pensionistica con un lavoro. Ma tornando indietro un passo, sta sempre alla base avere una grande passione per qualcosa, avere un sogno. Quando uno ha una passione e la abbina a un sogno, cioè realizzare quella passione e farla diventare un lavoro, deve solamente avere quel quid in più che è formato dal coraggio di fare il passaggio definitivo.
Poi ci sono le associazioni di categoria, c'è Confartigianato, cioè noi facciamo tanta consulenza, tante volte noi parliamo con persone che hanno un progetto, non chiamiamolo sogno, perché il sogno è molto astratto, però è bello anche sognare, che hanno un progetto ma non sanno da che parte cominciare. Le associazioni di categoria fanno questo, cioè abbiamo i consulenti, gli si spiega cos'è la burocrazia, perché purtroppo quella è un tema all'ordine del giorno. C'è la burocrazia buona, quella necessaria per mettere le cose in regola, poi c'è la burocrazia immorale, la chiamo io, che è quella che fa perdere tempo, che fa perdere risorse economiche. Però stando su quella necessaria, insegniamo loro, spieghiamo loro il tragitto da fare. Gli insegniamo anche a fare un business plan, perché quando uno ha un progetto bisogna capire come lo vuol realizzare, dove lo vuol realizzare e con quali risorse. Naturalmente guardando al mercato possibile per quel tipo di attività. Per cui uno che vuole affrontare un progetto nuovo, un'idea nuova, non è solo, ci sono le situazioni, ci sono gli ambienti, ci sono le nostre associazioni di categoria. Confartigianato è presente in tutta Italia, in tutte le province d'Italia, e penso che non sia difficile andare su internet e vedere dove siamo. E questo potrebbe essere anche un consiglio da dare, ma anche per ritarare il proprio modello di business. Cambiare il modello, per svilupparlo. C'è chi ha un'attività e vede che magari i colleghi riescono a vendere i loro prodotti in America piuttosto che in Giappone e lui non ce la fa, c'è qualcosa che non funziona, oppure si è adagiato, perché il tema vero è anche questo. Noi usciamo da un periodo di crisi, ma in realtà non ne usciamo, cioè questa è la situazione. Non è che usciamo dal periodo di crisi cambia il mondo è già cambiato, punto. Cioè quando noi siamo entrati nel momento della crisi, il mondo è cambiato, il mondo è questo, punto. Tanti erano abituati ad avere il cliente che gli entrava nel negozio, come succede col bar, no? Cioè prendiamo l'esempio dei ristoranti nei posti turistici. Fuori dal ristorante c'è il ragazzo o la ragazza che rincorre il cliente, che cerca di portarlo dentro. Ecco, noi dobbiamo fare questo. Però penso che gli strumenti che oggi ci sono sul mercato, cioè l'internet, e-commerce, cioè adesso dico, non c'è più niente da inventare per quanto riguarda gli strumenti. Bisogna avere un po' di, come si dice, voglia di progredire, di dimenticare il passato, di dimenticare i momenti belli in cui c'era tanto lavoro, i clienti entravano da soli. Oggi i clienti bisogna uscire ad andarli a cercare. Gli strumenti ci sono. E chi non riesce, forse deve fare anche qualche ragionamento. Cioè, adesso dico, se uno produce un prodotto e vuole stare per forza nel suo paesino di provincia perché va a casa a pranzo e un valore aggiunto, deve sapere che però da quelle parti passa poco nessuno. Se uno fa un lavoro che è legato alla moda, per forza di cose si deve confrontare con Milano città, con le grandi esposizioni, con le fiere. Insomma, non dico niente di nuovo, però vediamo troppa gente che continua a lamentarsi e fa poco per cambiare per cambiare la propria situazione, per migliorarla. Guarda, io su questi grandi temi ci andrei molto calmo, nel senso che quello che è successo 15 anni fa veramente ha cambiato il corso dei fiumi, che andavano in giù, adesso vanno anche in su volendo. Insomma, la Cina sposta le città per far posto alle dighe, i fiumi che devono cambiare corso. Io devo dire che noi siamo molto attenti e siamo molto legati alla tradizione, cioè il rapporto personale, quando si parla in questo caso del credito, è fondamentale. Noi combattiamo nei confronti delle banche e degli istituti di credito una guerra impari, perché loro hanno sempre il coltello dalla parte del manico. E quando i nostri artigiani, le nostre imprese vanno a chiedere il credito, si trovano davanti al fatto di essere stati classificati in una classifica che nella quale noi non vogliamo starci. Cioè, noi abbiamo costruito le nostre aziende con il rapporto personale, attraverso un progetto. Cioè, il direttore della banca conosce vita, morte e miracoli mia, della mia famiglia, della mia azienda. A me della Lehman Brothers e di quello che succede in America importa niente, non mi importa niente. A me interessa che quando vado in banca e chiedo un prestito di 20, 50 mila euro, 100 mila euro, perché devo cambiare la macchina che produce, perché devo allargare il capannoncino, perché devo sviluppare la mia attività, voglio che il direttore che mi sta davanti mi dia delle risposte a un progetto che io gli porto serio. Okay. Come sono classificato? Questa è la battaglia delle battaglie. Cioè, ancora oggi la politica sta dimostrando che prima vengono le banche, poi vengono
le imprese che producono. Va ribaltato questo paradigma, questo va ribaltato nella testa di chi ci amministra, a cominciare da chi sta in Parlamento. Se non si cambia questo atteggiamento, succederà un altro fatto, fra non molto, perché ci siamo vicini, perché adesso con questo spread che consuma anche i risparmi, che brucia anche i risparmi dei piccoli e delle piccole famiglie, che comunque in banca portano i loro risparmi ancora, sta cambiando qualcosa per cui le banche devono stare attente. La maggior parte della raccolta del risparmio oramai la raccolgono le assicurazioni e non più le banche. Cioè, cosa deve succedere ancora per le banche per capire che loro devono cambiare atteggiamento nei nostri confronti, non noi. Noi siamo le persone serie di prima, noi siamo quelli che hanno subito più di tutti quel che è successo 15 anni fa. E il mio timore è che saremo quelli che ancora pagheranno quello che spero non succeda, però la situazione attuale non è per niente bella. Cioè, la politica ci fa mille promesse, noi siamo corteggiatissimi in campagna elettorale per poi vedere il giorno dopo che tutti si dimenticano di noi. E io questo lo dico a gran voce. Anche i partiti che hanno fatto la loro fortuna e fanno la loro fortuna sul nostro mondo. Io dico sempre ai miei colleghi artigiani: il tifo non fatelo per i partiti, il tifo fatelo per la squadra del cuore. La domenica si è andato allo stadio, la pallavolo, la pallacanestro, ma non fate il tifo per i partiti politici, perché ci infinocchiano tutti, questo è il tema vero. E sulle banche mi spiace che anche i partiti popolari, quando è il momento di decidere, quando è il momento di veramente, prima metto l'interesse delle imprese, e le banche si adeguano, diversamente le banche non daremo più le risorse europee, statali, del Fondo Centrale di Garanzia, cioè che sono soldi pubblici. Vedremo magari di darli direttamente alle imprese. Le formule ci sono, ci sono anche gli strumenti, le cooperative artigiane di garanzia, i confidi, ci sono degli strumenti intermedi. Okay. Per cui io così darei questo avviso alle banche. Abbiamo ancora bisogno delle banche, per cui non demonizzo il lavoro delle banche, che comunque sono delle imprese e hanno bisogno di stare in piedi anche loro con i loro guadagni. Però c'è un limite a tutto, c'è un limite allo scandalo quotidiano che stiamo ancora vivendo, per cui quello che è successo 15 anni fa non è stata una lezione per le banche, purtroppo, perché mi sembra che qualcuno continui a fare le stesse cose, perché poi anche quella società è ancora sul mercato, mi risulti, sta ancora giudicando se un'azienda, se una banca, soprattutto le piccole banche che hanno massacrato sul territorio, le BCC per esempio, che avevano un ruolo importantissimo, le hanno obbligate ad accorparsi per diventare grandi banche, o no, perché diversamente il piccolo non sta in piedi. È la cosa peggiore, vale per le imprese, vale per le banche, ma il piccolo è bello perché il piccolo ha il rapporto con chi gli sta davanti, e noi l'abbiamo dimostrato in questi 15 anni di crisi. Gli unici che hanno resistito sui mercati siamo stati noi, a dispetto di quelli che dicevano e ancora adesso dicono che piccolo non va bene perché non riusciamo a stare sui mercati internazionali perché è troppo piccolo e non strutturati. Stiamo dimostrando, oggi come oggi, ne potrei fare 100 nomi di artigiani della zona di Milano, ma non solamente, qualche migliaio in Lombardia, che pur essendo piccoli hanno cavalcato il mondo e stanno cavalcando i mercati, sono diventati degli esempi. La stessa Amazon ha premiato un nostro artigiano come il migliore esportatore, il migliore utilizzatore di questi strumenti qua, stando a casa sua. Per cui l'avviso qual è? Care banche, per adesso abbiamo bisogno ancora di voi, ma in futuro forse anche no.